Trasmissione speciale, buongiorno a tutti, ovviamente ai nostri appassionati di ipotismo atletica per la scalata al castello con la solita coppia Fabio Sinatti. E Moreno Sinatti, edizione 46. 46 anni, quindi non sono pochi, non sono effettivamente ancora siamo nella breccia, nonostante diciamo le grandissime difficoltà che ci sono, però sicuramente anche questa edizione è stata un'edizione splendida, Moreno. Sì, è Non andata si per... potrebbe dire noi che siamo un po' gli No. organizzatori, però sicuramente è obiettivamente è stata una bella gara. No, è andata benissimo, e anche il tempo ci ha detto bene, perché a pochi chilometri distanti da noi ha grandinato, e quindi a noi C'era questo rischio, c'era questo rischio, c'era. però a noi ci ha salvato. E anzi, quelli che hanno corso dopo di questi hanno corso molto meglio, perché questi hanno corsi alle 3:30 Ecco, qui siamo partiti con la gara proprio ovviamente dei da veterani 50 anni in argento, poi, oro e donne, e quindi tutte le donne, sì. hanno subito un po' l'afa, diciamo, del momento, ma anche dell'ora, perché le 3:30 effettivamente non è Se mezzo una no, data ideale, se era però. una giornata quasi estiva, quindi è stato abbastanza presto. Infatti si è visto dai risultati che se ne sono ritirati 26 in questa gara qui. Molti non sono neanche partiti, anche alcune società, anche di Arezzo, hanno scritto tantissime persone, poi un terzo neanche hanno gareggiato. Ecco, direi che comunque sia è stata una gara anche questa molto combattuta, spettacolare anche per la presenza di atleti poi, ecco, di tutta la Toscana che sicuramente in questa occasione hanno fatto un po' la differenza delle consuete gare, diciamo, che ci Sì, sono giornalmente, insomma. sicuramente la Riviera nel Tirreno ha portato molte persone forti, e quindi hanno dato un lustro a questa gara. Era valida per campionato regionale, però ecco, come vediamo adesso, sono tutti e Ecco, due questi questi due due atleti. atleti, Tomaselli e Cardosi, entrambi del Parco Alpi Parco. Apuane, che sono venuti agguerriti, chiaramente sapevano anche loro di poter competere e fare una bella gara. Qui le tre protagoniste, Vannucci, poi Mahmoud e la Marconi. Quindi Marconi, sì. queste tre atlete che fra l'altro la Marconi è ex nazionale, quindi l'abbiamo vista protagonista addirittura la scalata al castello di qualche tempo fa, in cui non è riuscita mai Sì, a vincerla, ma a sfiorare, nel diciamo, la vittoria. piazzamento terzo. E comunque, ecco, anche le donne sono andate in battaglia, e alla fine ha vinto quella che era favorita. Però ecco, Comunque insomma, sì. molto, molto, molto quotati, diciamo, ecco, è stato questo livello anche da un punto di vista proprio dei veterani, degli argento e degli oro, ma soprattutto diciamo, a livello femminile nella gara amatori. Cioè, pensate un po' che molte di queste addirittura qualche volta hanno fatto la gara in circuito, quindi in questo caso qui sono un pochino state relegate in seconda fase, però per capire anche le potenzialità, cioè le caratteristiche che ha la scalata del castello a livello proprio dei Cioè, top sicuramente se femminile e queste maschile. partecipavano arrivavano Un pochino indietro, un pochino ultime, indietro, ultime, diciamo, un sì. pochino No, indietro. Quindi intanto ecco. vediamo Basile, Vannucci, poi Mahmoud e la Marconi che sono giunte, diciamo, erano sempre un po' insieme per un tratto. E qui vediamo proprio l'allungo di Tomaselli Giuseppe del Parco Alpi Apuane. Ovviamente questa è una sintesi per quanto riguarda la gara dei master, diciamo, sia quelli più anziani che quelli più giovani, e poi sarà un'ampia, più diffusa, diciamo, immagine Sì, la prossima la prossima settimana. Qui settimana, quindi faremo vedere più specificatamente queste cose qui. Intanto c'è anche vediamo proprio Basile, sì, l'allungo. anche qui c'è Basile. Basile è andato molto forte e qui siamo proprio alle fasi finali, come vedete il suono della campana di questa, diciamo, questo lungo lettino che poi chiaramente si affollava man mano che si andava verso il pomeriggio più Sì, avanzato, infatti insomma, ecco. qui non erano neanche le 4, ancora molti, dato che ci sono molte comunioni, Sì, quindi molti erano erano ancora ancora qua, a sì. sedere a tavola. Ecco, qui intanto vediamo proprio la protagonista, questa atleta che l'abbiamo vista anche a Porisciano in occasione della corsa del Grand Prix, quindi che ha dominato un po' il Sì, anche cross anche nelle campestre in quest'anno, sì. regione è E stata la più forte di tutte, quindi questa giovane atleta del Fiorino, del del gruppo gruppo sportivo sportivo Fiorino. Fiorino, e qui vediamo la divagazione che è stata fatta, ecco, direi anche un grazie alla Polizia Municipale e a tutto il resto, al di là, diciamo, di coloro che avevano un pochino pronosticato grandi disagi, poi non ci sono stati. Qui vediamo l'arrivo proprio vittorioso di Giuseppe Tomaselli, che con 36,49 ha fatto questi 10 km, quindi voglio dire, Poi no, c'è non stato male. Nottolini, che ha fatto una Nottolini, rimonta sì. nell'ultimo giro, e è arrivato secondo. Poi Bragaglia, abbiamo visto un altro atleta dei Grosseto, quindi questi atleti di Grosseto che alcuni di questi li rivedremo a Moreno anche sabato e domenica prossima Sì, in infatti occasione dei campionati italiani staffette, prove diciamo, sì, multiple diciamo e già si sono 10.000. circa 800 iscritti, quindi anche sabato e domenica ad Arezzo Altro sarà spettacolo per altro. l'atletica leggera, quindi intanto vediamo Però al Zanti. campo di atletica.
Ecco Zanti e poi abbiamo Cicerone susseguirsi. Ovviamente abbiamo incastrato un pochino anche tutte queste competizioni una dietro l'altra per evitare problematiche che sarebbero poi da lì, diciamo, venute se non avessimo fatto queste cose Sì, veloci. per mancanza di tempo abbiamo dovuto Accorpare, accorciare, sì, sì, e e accorciare anche. accorciare i percorsi proprio perché effettivamente il pomeriggio era pieno e allora abbiamo dovuto, ecco, qui sono partiti invece La gara degli assoluti under, e sì, l'under master. 50. E qui c'era un pochino anche il meglio della nostra provincia, e non soltanto, diciamo, anche a livello No, anche qui c'era. interregionale c'era veramente presenza forte. Ne ha Quindi. vinto uno fuori regione. Comunque c'è da dire, nelle due gare, nella prima sono arrivati 160, in questa 165, quindi sono 325 concorrenti rispetto ai 450 in più che erano iscritti. Ecco, come ho detto prima, molti non sono partiti e E diversi diversi si sono sono ritirati. E ritirati. qui vediamo proprio Marianelli ancora sulle retrovie, quindi come abbiamo visto anche Midara indietro, subito tirata la gara da Graziani e altri protagonisti, diciamo, della polisportiva provinciale, ecco Filippo Occhiolini, poi ancora, ecco, vedete dietro Cannucci, tutti atleti che abbiamo visto molto spesso protagonisti. Cristian Taras, che sembra avesse una seconda giovinezza, anche lui sta rientrando molto forte. E poi quando c'è queste gare così importanti Sì, vedo lui è che è presente, sì, è concentrato, insomma, presente, ecco, sì. riesce a dare il meglio di se stesso. E qui vediamo proprio sembrava Sì, abbastanza affaticato Marianelli, anche sì, con Marianelli in 171, per questa, diciamo, occasione. Mentre qui il gruppo di testa, quei cinque, poi Tartaglini dietro insieme a Satigliano Metius, poi Sandro Annetti e Martinelli, che sicuramente hanno fatto anche loro una ottima gara, soprattutto nella fase, diciamo, anche un pochino successiva. successiva, sì. Quindi la gara era particolarmente lunga, sembra, però era lunga, e i 10 km in questo circuito, che da molti è stato anche apprezzato per le caratteristiche, per la potenzialità, quindi tanto No, vediamo Cardelli, c'è anche, sì, Marini. c'è anche un atleta, posso dire anche, mi ha detto, dice io le gare in circuito non le faccio mai, però questa mi è piaciuta tantissimo, mi sono divertito. No, anche perché effettivamente non è breve breve, perché intanto abbiamo visto Bruzzone, atleta che poi, ecco, a livello proprio mentale ha perso la gara nel secondo passaggio, convinto che fosse quasi la L'arrivo, fine, sì. invece, quindi è crollato mentalmente, è stato costretto al ritiro proprio nel traguardo. Peccato, perché poteva essere un altro dei grandi protagonisti. E poi qui chiaramente Graziani, che anche lui ancora ha delle sofferenze, diciamo, anche problemi proprio di fisici che non gli impongono ancora di poter gareggiare al 100%. E vediamo anche Lorenzo Martinelli, che ha fatto una buona prestazione. Poi vediamo. Anche Annetti, diciamo, rispetto alle Sì, sì, altre, alle sì, sì. precedenti, è andato un po' meglio. No, questa è una gara che, insomma, ci tenevano un pochino tutti. Vediamo Cardelli, Malvin, Metis, C'è ecco da qui dire che tanto. Cardelli domani sera sarà Ai presente Golden al Golden Gala. Gala, una gara di 1500 Master, quindi. Insieme a Stefano Sinatti, poi probabilmente anche Cristian Taras, quindi questa gente che vediamo un po'. Ecco, un ultimo passaggio e vediamo proprio l'attacco di Marianelli, che Comunque, veramente per è essere, imprevedibile. erano poco più delle 5, la gente ce n'era già Certo, tantissima, ce n'era, certo, certo. guarda, No, no, è insomma. già uno spettacolo, quindi vuol dire che comincia ad essere apprezzata anche la scalata al castello. Sicuramente è una kermesse importante, poi l'attesa anche per gli altri atleti presenti ovviamente faceva la differenza. Sì, Quindi poi intanto c'è vediamo Midara. qualcuno che ha criticato sempre per la chiusura delle strade, però. Vabbè, ma mi sembra che sia Ma ormai solo il non, non giornale l'ha criticato, Ora, eh. oramai non, eh, non viene neanche più preso in considerazione, perché poi la gente stessa l'abbiamo vista. Se fosse stata criticata avrebbero criticato tutti, invece nessuno ha No, dato. solo il giornale ha criticato, solo una Esatto, che persona, poi perché in anticipo, poi, gli serve quindi forse poi, ci ha servito a noi come sì, a noi, per pubblicità, noi è eh? pubblicità, lui gli Va serve per far vendere le copie, quindi bene. siamo. Ecco, qui intanto vediamo proprio nel finale proprio la volata lunghissima. Guardate, guardate, una volata che nessuno si poteva quasi immaginare, veramente impressionante, in cui Cristian Marianelli riesce a vincere con astizia questa È la competizione. volata di 2 anni fa. Paremma, 2 anni fa ragazzi. si risolse anche in questo modo. Il Midar resistette un pochino di più, invece questa volta ha lasciato un E pochino. poi ovviamente anche una fase un pochino, diciamo, più leggera, con la presenza della fanfara dei bersaglieri, che oramai sono presenti qui ogni 2 anni, quindi li ringraziamo anche per la loro partecipazione, che sicuramente hanno dato colore anche alla competizione stessa. Insomma, ecco, comunque qui, ecco,
qui vedete poi anche il palcoscenico anche degli atleti e gli altri, i bambini che sono stati uno spettacolo, purtroppo non ho avuto quasi la fermezza di poter avere più tempo per poterli assaporare, però sono stati apprezzati tantissimo. Qui vediamo intanto Severa e Clara con quel passo brillante nelle categorie diciamo del 2013 seguenti, ma qui tutta gente brillante, andava veramente forte, quindi senza... per essere piccoli che umani, i genitori a accompagnare non c'era nessuno, cominciano a capire. E qui intanto siamo passati alla gara clou anche femminile. Per quanto riguarda questa competizione, saranno 6 i giri da percorrere e qui avevamo le 3 azzurre, diciamo direi particolarmente anche accreditate, come la Battocletti con il pettorale numero 3, la 2 la Ruffino e poi la 1 la Barbera Silvia. Diciamo che qui c'era l'otto di concorrenti particolarmente agguerriti. No, finalmente riguardando a priori, insomma, vedendo i tempi che hanno questi atlete, io il giorno dopo sono andato a guardare perché ho visto che insomma c'è anche quella che ha vinto. L'Agepto c'ha 1,09 nella mezza maratona, esatto, fatta l'anno scorso, quindi ha detto che quest'anno sarebbe venuta a fare la maratona in città d'Arezzo. Io pensavo che facesse solo gare più brevi, invece se fa anche quella, ecco, se viene... Già l'anno scorso l'abbiamo vista che fra le altre cose... perse in volata, quindi il secondo posto dello scorso anno gli ha insegnato forse anche come il percorso, sì, le caratteristiche. Ecco, sì, sicuramente ha fatto anche il tempo migliore dell'anno scorso. Ecco, come vediamo questa numero 6 è l'Etiope, che anche queste sono simpaticissima, proprio giovanissima. Ma direi che comunque tutte persone molto in gamba, equilibrate. Poi ci sono state tutte anche... il giorno prima erano lì a Policiano, quindi ci abbiamo parlato, insomma. Sì, siamo capiti. Sì. Ecco, diciamo che anche le azzurre hanno fatto la loro prova, addirittura la Ruffino, fra le quali diciamo, mi ha un pochino anche stupito, pensavo non riuscisse a fare un risultato di questo tipo. Qui sono contornati da tutti gli atleti africani che sono ormai accreditati di tempi anche discreti, pertanto non ci si poteva aspettare di tanto. Ecco, la cosa forse più bella che abbiamo potuto notare è che anche qui le differenze tra le prime e le ultime sono molto contenute, insomma, ecco, anche per quanto riguarda anche i tempi sono relativi, insomma, ecco, proprio più di un minuto la differenza tra la prima e l'ultima, quindi fa capire anche il livello più o meno equilibrato che c'erano fra le protagoniste. Qui vediamo la Jept sulla parte esterna in maglia celeste, diciamo variegata, poi al centro invece l'Etiope Tegen e poi al terzo posto la Erotic Lena. Quindi queste sono un po' le 3 atlete che hanno un pochino monopolizzato la testa della corsa proprio nella parte centrale e poi nella parte finale. Sono atlete che addirittura, pensate, insomma, hanno ritmi intorno a 3 a chilometro, cioè sì, voglio dire, quindi hanno impiegato 15 minuti di spiccioli, quindi hanno migliorato rispetto allo scorso anno già di una ventina di secondi. Questo fa capire qual è, ecco, sicuramente non sono i 5 chilometri esatti, sci comunque. Cercheremo l'anno prossimo proprio di farli esatti 5 e 10 km anche maschili, così almeno vedremo veramente il livello di questa competizione, che ora comincia a essere diciamo ad altissimi livelli, sì, anche perché il percorso è quasi pianeggiante, sì, completamente, però, quindi possiamo anche farlo. Sì, ma poi ecco, anche perché finalmente una gara come questa in Italia non ce ne sono con gli atleti di questa portata, quindi anche loro vengono molto volentieri perché sanno chi trovano. Perché poi gli serve come un palmarès, cioè, da poter vendere in qualsiasi occasione. Qui vediamo proprio la lotta serrata tra la Tejeken e la Jepto, che ovviamente stanno lottando, vedete, quasi proprio fianco a fianco per questa vittoria. Insomma, ecco, sono due atlete che insomma, sì, ecco, la Jepto dell'87, c'ha 31 anni. Mentre la Tegen è del 94, quindi ancora giovanissima, può crescere, certo. Quindi questi atleti possono ancora dire la loro. Vediamo la Ruffino, che inizialmente era a rischio di non entrare nelle premiate, invece poi dopo è riuscita con una bella gara anche finale di spingere. Ecco, qui vediamo proprio all'ultimo, dovrebbe essere uno degli ultimi giri per quanto riguarda la battistrada, che adesso si gira la Jepto, che ovviamente avesse avuto qualcun altro ancora poteva spingere di più, sì, addirittura questa è arrivata dalla Francia il giorno prima a Roma, è stata poi ospite da noi la sera stessa, ma insomma, ecco, per dire che sono personaggi che viaggiano costantemente, si riposano pochissimo, con lo zainetto vengono a spasso in tutto il zainetto e via proprio.
E qui vediamo proprio all'ultimo giro che già ha preso un vantaggio di una decina, 15 metri nei confronti dell'Etiope. Poi tra Etiopia e Kenya c'è sempre stato un pochino di contrasto. Qui vediamo proprio, sarebbe lì dietro la Ruffino, vediamo se riuscirà poi a raggiungere, mentre la Battocletti è rimasta un pochino indietro, ovviamente giovanissima atleta. È ancora il primo anno junior, quindi ancora si deve fare potrà, l'esperienza. Però sicuramente sarà nel futuro ci sarà la scalata al castello anche per lei, perché è rimasta impressionata positivamente. Poi il babbo era già stato ad Arezzo diverse volte, sì, quindi sia per la maratona sia per la scalata. La maratona, sì, quindi sa di cosa si tratta. Qui vediamo questa piccola tratto di salita che chiaramente porta a Sant'Agostino, forse la parte un pochino più impegnativa, però sì, ma arriva in fondo, poi c'è la discesa, sì, quindi viene compensata subito senza grandi difficoltà. Ecco, qui vediamo proprio nel finale di gara queste grandi atlete che veramente hanno dato vita a una competizione importante, insomma. Ecco, direi che poi è un prestigio poter vincere la scalata al castello e presentarsi. E qui traguardo finale, vedete, con due ali di folla, direi impressionante, questo già fa piacere. Ma poi la soddisfazione con i connazionali che erano lì in zona, addirittura vedete, guarda, stanno proprio distruggendo per questo, quindi c'era proprio c'era un tifo proprio che poi il Kenya contro l'Etiopia, capito? Quindi lì c'era proprio una battaglia nazionalista, insomma, tanto per capire. E qui vediamo l'arrivo della Valeria Ruffino, che sicuramente ha fatto un bel risultato. Poi via via, secondo tutti gli altri, vediamo la volata finale anche della Nadia Battocletti, che proprio nel finale va a superare la concorrente. Eccola qua, vediamo arrivare. Poi in questo finale vediamo anche la Barbera, forse un pochino forse rispetto a quello che prevedevamo anche noi è un pochino sottotono, forse aveva fatto il cross in un certo modo, poi ha avuto dei momenti di defianze. E qui siamo passati alla gara clou, e direi un parterre così non capita tanto spesso nelle nostre zone. Molti sono venuti proprio per vedere la scalata al castello e vedere quel grande personaggio che è Ezechiel Kemboi. E poi Stefano La Rosa, due personaggi importanti ma contornati da gente, insomma, di un certo livello. Non è che c'erano le seconde piazze, Ezechiel Kemboi addirittura in un curante si mette in fondo, quindi sì, abituato come anche nella pista. Nella pista, nel 3000 sia per sempre all'ultimo. Ma qui c'è da dire che c'era mezzo nazionalità, ce n'era stato 10 nazioni, ma ora non l'ho contate tutte, ma ce n'erano tantissime nazioni. Dal Burundi al Ruanda, all'Etiopia, al Kenya, Giappone. Anche Giappone, un giapponese. Che poi è nato forte, questo ragazzino qui, giovane, che poi fra l'altro c'è un personale di 2:11 nella maratona, quindi è un personaggio che sicuramente in occasione dei campionati del mondo lo sentiremo parlare, quindi cioè non è che è una persona che è arrivato così tanto per fare, quindi si allena qui in Italia, si sta allenando, è venuto proprio nelle settimane scorse, quindi ha approfittato di fare anche un corto veloce, fra virgolette, che è un 10.000 così tirato. Maratona, sì. E poi dopo lo vedremo in una volata lunghissima che veramente ci ha stupito un po' tutti, quindi ovviamente per fare anche le maratone bisogna avere anche della velocità base. Sì, perché adesso molte maratone si risolvono anche all'ultimo chilometro. Sì. Guardate, Ezechiel Kemboi addirittura ultimo in questa, quando siamo al secondo passaggio, pensate un po', mentre Calale, vedete quello che sta prendendo l'acqua adesso, è sempre nelle posizioni di testa insieme al Kanda, un altro, e poi chiaramente anche Kibet, altro favorito della gara, che però vedete c'è una struttura abbastanza possente, che ha vinto il Campaccio, quindi personaggio che sicuramente non era di secondo piano, anzi addirittura sappiamo che proprio è stato portato in Italia in occasione di questa scalata al castello proprio per combattere il suo connazionale Kemboi, perché chiaramente vincere uno nei confronti di Kemboi è come portare un prestigio, quindi aver fatto un'operazione fortissima, quindi nessuno risparmiava nessuno, è stata una gara chiaramente tirata nelle condizioni migliori, non c'erano riverenze per nessuno. Sì. E addirittura c'è Stefano Rosa che aveva qualche problema in famiglia e quindi è venuto ad Arezzo proprio per una cortesia principale nei nostri confronti, anche per la città di Arezzo che ovviamente lo ospita sempre molto volentieri, quindi sapeva di trovare un tifo importante e l'ha trovato senz'altro. Guidotti invece, che ahimè lo specialista 800 1500, ha trovato osso duro per poter mantenere la tenuta fino all'ultimo giro, poi proprio all'ultimo giro
è stato costretto a fermare, siamo stati costretti a fermarlo perché è doppiato proprio, ma per pochi secondi non è riuscito a superare la soglia di non essere doppiato e quindi di portarsi al traguardo. È proprio l'unico atleta che poi non è arrivato al traguardo, insomma. Intanto vediamo il giapponese ancora dietro, insieme addirittura anche a Ira Baruta, che era fra gli altri favoriti, però probabilmente in questa situazione tutte le giornate sono uguali e quindi era uno che poteva optare anche per la vittoria. Quindi intanto vediamo che Ken Boy si porta già davanti insieme alla Rosa, insieme poi agli altri protagonisti della competizione. Ovviamente questo percorso ci sono un po' di curve, ma non sono poi determinanti queste curve per le variazioni di ritmo. Dunque penso solo una è quella che disturba un pochino più gli atleti, è quella che dopo 300 metri dalla partenza, quella è l'angolo retto, che poi lì hai velocità, quindi penso un pochino da noi, specialmente i primi due giri quando c'è molta gente, sono tutti insieme. Dopo piano piano prende la traiettoria, la traiettoria, quindi è molto, molto facile come percorso. Poi abbiamo visto anche Tongji, che nelle parti iniziali, come si dice, Tongji, che è atleta fortissimo, che ha vinto quest'anno, è stato il protagonista diciamo nelle gare cross, ma soprattutto anche nelle maratone, nelle mezze maratone, quindi personaggio che c'ha sotto l'ora e due nella mezza maratona, insomma, quindi persone che possono veramente combattere. Sì, sono persone che gareggiano un po' troppo, se coraggiassero un pochino di meno, soltanto sono in Italia per gareggiare, quindi anche loro fanno per migliaia. Ecco, qui vediamo proprio una spinta proprio propulsiva di Kibet, l'atleta che ovviamente era fra i favoriti maggiori. Vi dato qui proprio una mazza, ragazzi, qui proprio c'è un'accelerazione che soltanto Calale cerca di prendere, perché ovviamente l'obiettivo è il tratto peggiore, questa curva qui. L'obiettivo era quello proprio di staccare Ken Boy, perché poi il rischio era di portare Ken Boy in volata e allora molti ovviamente diventano difficili. Vediamo Ken Boy sta riprendendo piano piano, sì, piano piano, quindi in maniera ormai personaggio che conosce bene anche le caratteristiche, e qui vediamo proprio recuperare il gruppo di testa, che adesso invece è appannaggio di Calale, atleta sempre attivissimo, ma questo l'abbiamo visto anche gli scorsi anni nella mezza maratona, nella scalata a Castello, essere grande protagonista della gara. E qui ecco, vediamo, sono in quattro, ormai per gli altri non c'è niente da fare. Stefano Rosa che chiaramente cerca di stare in questo gruppetto per potersi poi approfittare alla fine di poter superare qualcuno di questi concorrenti. Quindi intanto vediamo che Calale cerca di lasciare il passo a Kibet, mentre Sorgnone sempre dietro, vediamo Ken Boy, che però comunque c'è una bella gara, una falcata leggera, sì, sembra cominciato a saltare gli ostacoli senza toccarli, è uno spettacolo soltanto vederlo correre, quindi questo ci fa capire per esempio le potenzialità. Non mi piacciono i calzoncini che c'ha la Rosa, non mi piacciono, ma non sono da atleta, però sono da atleta, ma non mi sembrano, sono bellissimi. E qui vediamo addirittura che Ken Boy, vedi, proprio la sua elasticità nell'appoggio è veramente fantastica. Sì, non più giovanissimo, 37 anni, però ancora, ancora dice la sua. Cioè, c'è da dire che Ken Boy ha vinto 4 campionati del mondo e due Olimpiadi, quindi non poi l'ultimo è arrivato secondo e terzo in altri campionati, quindi insomma non è Olimpiadi, quindi non è che è personaggio l'ultimo. E fra l'altro molto simpatico, perché poi l'abbiamo visto sabato scorso in occasione del campionato di società, era presente lì a scherzare, a fare le foto con tutti, la domenica lì lo stesso, quindi personaggio che sicuramente da un punto di vista umano è eccezionale proprio, ma poi è un leader, quindi è uno che sa quello che deve fare, coinvolge tutti, sa come fare anche nella presentazione, cioè a dare la mano a quello, a quell'altro, sì. Quindi veramente un signore atleta in tutti i sensi, ovviamente anche perché la sua esperienza a livello internazionale, certo, mondiale, cioè, talmente elevata in tutto il mondo. Qui è arrivato direttamente dal Kenya, perché è arrivato, certo, il venerdì sera, poi il sabato è venuto ad Arezzo, quindi sì. E che poi è rimasto ospite di Faltoni Davide insieme a Malvin, e quindi lo sono diciamo portato anche per la città di Arezzo, quindi conosce la città, che già conosceva nel 2011 quando venne un'altra volta, che in questo tratto qui proprio in volata riuscì a vincere la scalata al Castello questa volta all'ultimo momento. Anche lì non si pensava neanche che accadesse questo, invece è stato fatto. E qui vediamo ancora si stanno controllando Calale, quell'altri, poi Kibet e poi
Conga, quindi questi sono i quattro atleti che ovviamente se la giocano in finale, mentre vediamo che Stefano Rosa è rimasto un attimino dietro, però pensa di poter fare almeno di superare il Paul Candali, insomma, ecco, quindi lo potrà superare. Vediamo l'ultimo passaggio, poi fra l'altro la spinta anche del pubblico è stata determinante nei confronti del battistrada, del portacolori delle carabinieri, e che vediamo proprio nelle fasi successive, ancora probabilmente un altro giro, la conclusione, sì, vedete il pubblico comunque in tre, numerosissimo, rimangono anche in tre e la volata è a tre, si può dire. Ecco, qui vediamo ancora un altro passaggio. Comunque ecco, c'è la guardata sulla destra, la gente effettivamente ce n'era tantissima, ce n'era. Insomma, non capita molto spesso, sì, una gara così, almeno delle, per quanto riguarda questi sport minori che si dicono, insomma, avere uno spettacolo del genere ci fa estremamente piacere, ma forse probabilmente anche molti aretini si stanno ricredendo, e non soltanto gli aretini, insomma, ecco, anche altri soggetti, per capire che è uno sport. Ecco, vediamo proprio il momento in cui vengono doppiati sia Guidetti che poi l'altro atleta del Kenya, e quindi sono costretti a ritirarsi. Eccolo qui, proprio ancora Guidetti cerca di tenere e poi sarà fermato nella fase successiva. Intanto sempre Calale a tirare, poi il caldo, vedete, quindi spugnaggio da parte dei collaboratori della Polisportiva Policiano, che ovviamente cercavano di dare un minimo di sollievo. Qui sono rimasti in tre, sono a 150 metri. E qui c'è Conga che perde, e Kibet che perde un pochino di quadrazione, ma probabilmente un dolore muscolare, perché vedi, il passo che c'aveva inizialmente era un passo completamente diverso. Intanto ripetiamo, ringraziamo anche la Polizia Municipale di Arezzo, che ha fatto un lavoro egregio, non dando difficoltà o problematiche anche alla circolazione. Qui vediamo l'allungo deciso di Calale proprio in via Garibaldi, quando mancano circa 500 metri alla conclusione. E poi vediamo Ken Boy che se la gioca un pochino anche con Conga, ancora però c'è la salitella di Piazza Sant'Agostino, ancora Calale che tiene lì e che Ken Boy cerca un pochino di rintuzzare, cerca di recuperare questo tratto che probabilmente è rimasto anche lui un po' ingannato, ci ha detto dopo che è partito fortissimo, dice, nella parte opposta, è ancora giovanissimo, chiaramente questo qui è un atleta 23 anni giovane, quindi nel 95, questo ovviamente anche come forza muscolare maggiore, però direi grande prestazione. Qui c'è una differenza proprio di 2 secondi nel finale, non ce l'ha fatta, però tanto di cappello per un grande personaggio come Ken Boy, ecco, direi. E poi grande prova anche per Stefano La Rosa, che veramente ha fatto un grande risultato. È un periodo, un mese e mezzo, sempre di, sì, gare, sempre ad altissimo livello. È arrivato un po' stanco, che ha fatto un sacco di gare ultimamente, esatto, quindi ora si deve riposare, come ha detto lui, e preparare la maratona dei campionati europei. E noi li aspettiamo ovviamente in occasione della mezza maratona. Qui vediamo invece la volata lunghissima del giapponese. Non si dice il nome perché non è facile. Taiki Tokoto. Fushikawa Takuna, guardate che lavoro, ha fatto una bella volata. Quindi si, questo si vede, aveva ancora qualcosa. E poi forse ha deluso Kem Lalle, il marocchino vincitore dello scorso anno, che quest'anno è rimasto un pochino arretrato da un punto di vista proprio non è mai stato nella partita, sì, non è stato in gara mai, quindi peccato, perché probabilmente l'anno scorso fece una grandissima gara. Qui vediamo invece il podio, prima abbiamo visto quello femminile, questo adesso quello maschile, e poi andremo con le interviste con Stefano La Rosa e il sottoscritto. Un periodo lungo di gare, questo mese ho fatto 5 gare e quindi oggi era l'ultima di questo periodo. È un piacere venire a correre qui ad Arezzo, l'organizzatore Sinatti mi invita, sono molto soddisfatto della prestazione di oggi e è bellissimo correre qui ad Arezzo, ecco. Direi che è stata una serata stupenda, un pomeriggio stupendo di spettacolo, che è iniziato con il settore giovanile, con la gara amatoriale, i campionati regionali, e poi abbiamo passato alla gara internazionale femminile, direi spettacolare anche lì, perché poi ci sono state le nostre tre azzurre che si sono ben comportate, quindi hanno dato, diciamo, vitalità anche alla manifestazione, considerando ovviamente poi le atlete, diciamo, dell'Africa, che sono state le protagoniste indiscusse. La Jepto, che è riuscita a vincere, sicuramente è stato un bel risultato finale con una volata lunghissima. Poi siamo passati alla gara crew, e qui i personaggi erano veramente tantissimi, dal campione olimpico Ken Boy al nostro azzurro Stefano La Rosa,
E lì abbiamo visto veramente il valore di questi atleti, anche dal punto di vista tecnico, perché poi alla fine il risultato finale è stato migliorato rispetto agli scorsi anni, significa che la gara è stata molto combattuta fino alla fine. E poi ovviamente la cornice di pubblico che ha, diciamo, portato proprio ad esaltare questa competizione.